Caselli, assessore regionale all'agricoltura, l'Emilia-Romagna ha il primato nazionale e non solo per i prodotti DOP e IGP, si pone però un problema di come tutelare questi prodotti di fronte al fenomeno dell'Italian sounding che evidentemente colpisce anche questi, delle imitazioni, delle contraffazioni. L'Emilia-Romagna come si pone? Ci sono vari modi di farlo. Intanto noi dobbiamo per prima cosa continuare a tutelare perfettamente l'assoluta qualità e garanzia delle nostre DOP e IGP. Dobbiamo naturalmente veicolare all'estero il messaggio e far riconoscere in Europa e fuori dall'Europa i segni distintivi delle DOP e delle IGP, perché i marchi spesso non sono riconosciuti tantissimo neanche in Italia, quello giallo e rosso, quello blu e rosso e quello blu e giallo che sono tipici delle DOP e delle IGP. L'altro lavoro invece è un lavoro che va sul fronte della produzione e della promozione dell'export, cosa che noi stiamo facendo con molta forza anche proprio quest'anno con molte iniziative anche dell'assessorato, perché ovviamente laddove c'è domanda dei nostri prodotti ma ne arrivano pochi, ovviamente localmente c'è chi si dà da fare con i prodotti contraffatti o similari o evocativi. Spesso alle volte sono proprio gli emigrati italiani che danno via libera a questo tipo di prodotti. E l'ultimo lavoro, che è quello politicamente fondamentale, è quello di costruire dei trattati che li tutelino. In Europa vale la clausola ex officio, che permette di colpire chiunque proponga un prodotto che non è originale all'interno di qualsiasi dei 28 paesi aderenti, cosa che è già capitata quando hanno pescato degli aceti balsamici falsi o dei salumi falsi o del parmigiano reggiano falso. Al di fuori dell'Europa bisogna agire con dei trattati bilaterali con i paesi, questo ovviamente è molto complesso. Col Canada si è appena raggiunto l'accordo col CETA e naturalmente adesso nell'ambito del TTIP c'è molta importanza che viene data a questo, perché o nel TTIP si tutelano molto chiaramente i prodotti DOP e IGP, i loro disciplinari di produzione da un punto di vista giuridico negli Stati Uniti, o altrimenti il trattato non verrà firmato.